No, il nostro manager, sì. No, Michele, aspetta, aspetta. Il nostro manager Michele Torpedine ci dice sempre, ci racconta un aneddoto di una sua ex artista. Durante i suoi concerti, tu recitivo, chiede una cosa un po' assurda. Vada Michele, dice: Michele, posso avere il condizionatore sul palco? Ma come si può pensare un condizionatore in capo palco? Scusatemi. No, Piero, parla italiano. Scusa, ma i pinguini. Ah, i pinguini. Allora, finalmente. Ma tu lo sai una cosa? No, no, quella te la devo dire. Dai, no, la devo dire, dai, no, per favore. No, no. Tu, allora, voi sapete perché? Oh, c'è un grande atleta, eh. Guardalo che fisicaccio. Che oh, guarda, 5 anni, guarda che fisicaccio. Come si chiama? No, no, sentiamo così. Allora, io voglio dire una cosa. Come si chiama il bambino? Quello nudo. Nudo, in pantaloncino. Francesco, Francesco, vieni qua. Vieni Francesco. Vieni qua Francesco. Dai, Francesco. Ma Jimmy, ora che si chiama come Totti, devi vedere cosa fa. No, no, Francesco, l'impressione che non vuole venire Francesco, c'è la Coca-Cola. No, secondo me Francesco credeva questo fosse il concerto di Eddie e Jack. Invece si è trovato il volo. Mi dispiace Francesco. Prossima settimana. Ha paura. Sì, va bene, dai. Sono gemelli, sì. Finalmente è arrivato il tuo momento, sì. Di introduci scontisci. Quella dei pinguini non la dico. No, quella dei pinguini riscarmela. Però quella dei pinguini è carina, però. Vai, avanti. Tutti pronti, eh? Sapete perché i pinguini hanno gli attributi piatti? Perché? Che quando vedono una ragazza fanno così. Che bella, che bella! No, silenzio, un attimo di raccoglimento, signore. Mi scuso. Ora, bocca al lupo, vi lascio nelle sue mani, ragazzi. Buona fortuna a voi. Questo sì, eh. Questo io mi scuso profondamente perché so che era brutto. E allora? Quest'anno ho deciso di sedermi al pianoforte. Un po' perché ho preso anche coraggio, perché avevo paura, no? Paura di sbagliare, perché, cioè, giustamente, trovarsi davanti a 3.000 persone suonando non è. Sono sempre grandi emozioni. E se ho fatto questa scelta è perché mi sono sentito quest'anno di ricordare un grande artista, ecco. Un grande artista che con le sue parole, con le sue emozioni, le sue canzoni, ci ha fatto emozionare tanto. Ci ha fatto emozionare ed ecco, io spero che lo possa ricordare nei migliori dei modi, ecco. Voglio solo ricordarlo e spero che non si fanno comparazioni, perché penso che sia stato il più grande in Italia e più grande al mondo. Bravo Pino! E stasera sono qui a ricordare il grande Pino De Me. Tu dimmi quando
dove sono. Forse in Africa, tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso verso un giorno disperato. Ma io se lo sete ancora, ho sete ancora. Tutto il giorno per vederti andar via. E ti ricordi questa strana pazzia, il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Forse senza guardare, e tu vedi tutti gli orni che arriveranno a fare, ma poi vedi che è lontano da salvare. Tutta vita così, e da stipo per morire, e aspetta che chiude l'acqua da un fondo, tanto l'aria si taglia. Una po', una chiave, l'acqua da un fondo vado, tanto l'aria si taglia. E ti avviesto a sentire, per te ogni cosa può parlare, ma dove sta le parole, io scuono te ne andrà, ma passando che ho corona, fotta tu che sei. E aspetta che chiova l'acqua da fuoco, tanto l'aria si attaglia. Una po' quando chiovo l'acqua da fuoco, tanto l'aria si attaglia. Yeah.